Ciao navigatori! Prima di continuare, ti invito come sempre a iscriverti al canale. La guerra franco-prussiana coinvolse il Secondo Impero francese, guidato da Napoleone III e la Confederazione tedesca del Nord con il Regno di Prussia in una posizione dominante. La guerra porta alla caduta del Secondo Impero francese e alla proclamazione dell'Impero tedesco nel 1871. Da molti è considerata l'anteprima della Grande Guerra, anche se allo scoppio della Prima Guerra Mondiale ci volevano ancora 34 anni. Ma come vedremo, le innovazioni tecnologiche in campo militare fecero sicuramente la differenza. La Confederazione Tedesca del Nord fu successivamente inclusa nella nuova identità unificata, formando l'Impero Tedesco sotto la guida della Prussia. L'alleanza della Confederazione Tedesca del Nord con i regni del Sud come Baden, Baviera e Württemberg contribuì alla formazione di un'entità tedesca unificata e all'inasprimento delle tensioni con la Francia. Il conflitto è stato alimentato da una serie di eventi e questioni, tra cui il progetto di annessione del Lussemburgo da parte di Napoleone III e il crescente ruolo e l'influenza della Prussia in Europa. Il progetto di annessione del Lussemburgo da parte della Francia ha aumentato le tensioni e il fallimento di tale progetto ha contribuito ad acuire gli animi tra le due potenze. La situazione politica era complicata dalla crescente influenza prussiana sugli stati tedeschi a sud del fiume Meno e dal ruolo predominante della Prussia nella Confederazione Tedesca del Nord, che si era formata nel 1867 dopo la vittoria prussiana nella guerra contro l'impero austriaco. La presenza prussiana nella Confederazione Tedesca del Nord era vista con preoccupazione da parte della Francia e ciò ha contribuito a creare un clima di tensione che alla fine sfociò nella guerra. La guerra franco-prussiana, quindi, rappresenta un importante capitolo della storia europea in cui le rivalità nazionali, le ambizioni territoriali e la lotta per l'influenza geopolitica giocarono un ruolo chiave nell'innescare un conflitto che avrebbe avuto profonde conseguenze per il continente europeo. Ebbe infatti un impatto significativo sulla storia del vecchio continente e contribuì in modo sostanziale alla formazione dell'impero tedesco. Questo conflitto fu uno degli eventi più significativi in Europa tra le guerre napoleoniche e la Prima Guerra Mondiale. La vittoria della Prussia ebbe conseguenze di vasta portata, tra cui creazione dell'Impero Tedesco. La vittoria prussiana portò alla creazione dell'Impero Tedesco nel 1871. Guglielmo I di Prussia fu proclamato imperatore, segnando l'unificazione delle diverse entità tedesche sotto la guida della Prussia. Umiliazione francese. La sconfitta francese fu un duro colpo per il prestigio e la reputazione della Francia. Il Trattato di pace di Francoforte, firmato nel 1871, imponeva condizioni severe alla Francia, inclusa la cessione di territori all'impero tedesco. Equilibrio di potere europeo. La creazione dell'impero tedesco alterò gli equilibri di potere in Europa. La Germania divenne una potenza dominante e ciò ebbe profonde implicazioni per le dinamiche geopolitiche del continente. Contributo alle cause della Prima Guerra Mondiale. Le tensioni create dalla formazione dell'impero tedesco e la rivalità con la Francia furono uno degli elementi che contribuirono alle complesse cause che portarono poi alla Prima Guerra Mondiale nel 1914. La guerra franco-prussiana ebbe un impatto duraturo sulla storia europea, modellando la configurazione politica del continente e contribuendo agli eventi che si sarebbero verificati nei decenni successivi. La debacle francese durante la guerra franco-prussiana ebbe anche ripercussioni significative sulla politica interna francese e sulla situazione in Europa. La sconfitta della Francia determina la fine del Secondo Impero di Napoleone III. Di conseguenza, la temporanea subalternità
del ruolo francese rispetto a altre potenze si manifestò con la Francia che dovette affrontare le conseguenze della sconfitta e la perdita di prestigio. Questa situazione ebbe anche implicazioni indirette nella penisola italiana. Infatti, il governo sabaudo approfitta della fine del Secondo Impero, tradizionalmente protettore dei territori pontifici, per conquistare Roma il 20 settembre 1870 durante l'evento noto come la Breccia di Porta Pia. Questa azione portò alla fine dello Stato Pontificio e alla creazione dell'Italia Unita. La situazione politica creata dalla débâcle francese contribuì a creare una finestra di opportunità per i cambiamenti politici e territoriali in Italia. In questo modo, gli eventi legati alla guerra franco-prussiana ebbero impatti non solo in Francia e in Germania, ma anche in altre parti d'Europa, contribuendo a ridefinire gli equilibri di potere e influenzando i cambiamenti politici in corso. La guerra delle sette settimane, o la guerra austro-prussiana del 1866, fu un conflitto che coinvolse la Prussia e l'Austria insieme ai loro rispettivi alleati. La guerra si concluse con una decisione vittoria prussiana a Sadowa il 3 luglio 1866. L'esito del conflitto ebbe profonde conseguenze per la politica europea dell'epoca e contribuì al processo di unificazione tedesca. La vasta opera di ristrutturazione e modernizzazione urbanistica a Parigi, guidata da George Eugène Haussmann, rappresentò uno sforzo significativo per trasformare la capitale francese. La modernizzazione contribuì a dare a Parigi un aspetto più contemporaneo e rifletteva l'aspirazione a una posizione di prestigio nella politica europea. Con una popolazione di oltre 2 milioni di abitanti, Parigi era una delle città più grandi d'Europa e rivaleggiava con Londra i termini di grandezza e influenza. Questo rifletteva l'importanza della Francia come potenza europea. Tra l'altro, il ricordo della brillante vittoria dell'esercito francese in Crimea e delle azioni positive durante la seconda guerra di indipendenza italiana avevano rafforzato la reputazione dell'apparato militare francese. Questi successi militari contribuirono a consolidare il prestigio del Secondo Impero e della dinastia Bonaparte. L'aspirazione della Francia a una posizione di massimo prestigio e potere in Europa era evidente. Tuttavia, questa ambizione entrò in conflitto con la crescente potenza tedesca, guidata dalla Prussia, che stava emergendo come una forza unificata sotto la guida di Otto von Bismarck. Questa situazione di tensione e rivalità contribuì allo scoppio della guerra franco-prussiana nel 1870. Che avrebbe avuto conseguenze significative per la Francia e l'Europa nel suo complesso. Nonostante i problemi politici interni, la Francia riteneva che la sua posizione militare fosse migliorata grazie a un processo di riforma dell'esercito. Questo rafforzamento militare forniva un senso di sicurezza e forza che contribuiva alla percezione della Francia di essere in grado di affrontare la Prussia in uno scontro armato. Altro elemento determinante fu il nazionalismo, incoraggiato anche da Napoleone III stesso. Esercitava infatti pressioni significative. La crescente consapevolezza nazionale e il desiderio di prestigio e successo in campo militare alimentavano la spinta verso un conflitto. In un clima così austero e freddo, il governo francese era composto da ministri antiprussiani, e la diplomazia si rivelò inefficace nel raggiungere gli obiettivi desiderati. L'impossibilità di ottenere concessioni ritenute vitali dal punto di vista nazionale porta a una crescente inclinazione verso la guerra come unica via per soddisfare le aspettative interne. Le pressioni del nazionalismo erano particolarmente forti e la leadership di Napoleone III sentiva la necessità di rispondere a tali aspettative per mantenere il consenso interno. In questo contesto, la guerra sembrava un modo per consolidare il sostegno popolare. La questione del Lussemburgo fu uno dei fattori principali che hanno contribuito alla crescente tensione tra la Francia e la Prussia nel periodo che ha preceduto la guerra franco-prussiana del 1870.
Il Lussemburgo, una fortezza federale con presidi di soldati prussiani, era un territorio che aveva un'importanza strategica e militare. Era precedentemente un possedimento olandese, ma la sua posizione creò delle complicazioni nelle relazioni franco-prussiane. Il piccolo stato era escluso dalla Confederazione Tedesca del Nord, che era stata poi creata dalla Prussia nel 1867. Tuttavia, la presenza di soldati prussiani nella fortezza alimentava le preoccupazioni francesi riguardo alla crescente influenza prussiana nella regione. La questione del Lussemburgo contribuì ulteriormente al deterioramento delle relazioni tra Francia e Prussia. La presenza di truppe prussiane in una posizione strategica così vicina al confine francese aumentò le tensioni già esistenti. La situazione poi divenne un elemento di tensione aggiuntivo, in un contesto in cui le due potenze europee stavano già affrontando divergenze su molteplici questioni politiche e territoriali. In generale, la questione del Lussemburgo contribuì al clima di instabilità, che alla fine sfociò nella guerra franco-prussiana. Le tensioni legate a questo territorio furono solo uno degli elementi di una serie di questioni più ampie che portarono allo scoppio del conflitto nel 1870. 4 anni prima, la vittoria prussiana portò alla rapida espansione della Prussia del Nord della Germania. Dopo la guerra, sotto la guida di Otto von Bismarck, la Prussia allargò il proprio controllo sui vari territori, inclusi Holstein, Hannover, Assia-Kassel, Nassau e Francoforte sul Meno. Berlino cercò di ottenere la riunificazione dei vari territori tedeschi sotto l'influenza prussiana. Ciò si realizzò attraverso la creazione della Confederazione Tedesca del Nord nel 1867, un'entità dominata dalla Prussia e che includeva vari stati tedeschi del Nord. La Francia, durante questo periodo, scelse di non intervenire direttamente nel conflitto austro-prussiano, sebbene ci fossero discussioni e tensioni nei circoli politici. La decisione della Francia di rimanere al di fuori del conflitto avrebbe poi avuto conseguenze notevoli in seguito. Questi eventi prepararono il terreno per la successiva guerra franco-prussiana del 1870-1871. La vittoria prussiana sulla Francia in quella guerra contribuì alla formazione dell'impero tedesco e alla ridefinizione dell'equilibrio di potere in Europa. Questa situazione del 1868 è una tappa molto importante nei rapporti tra la Francia e la Prussia sotto la guida di Otto von Bismarck. La crisi si è sviluppata intorno ai tentativi di Bismarck di creare una nuova e più forte unione doganale con la Germania meridionale attraverso la costituzione di uno Zollparlament, Parlamento doganale. Questa mossa è stata poi interpretata dalla Francia come una sfida diretta alla sua autorità. Durante i negoziati per l'armistizio tra prussiani e austriaci nel 1866, Napoleone III si oppose fortemente a un'unione tra la Prussia e gli stati tedeschi meridionali. Di conseguenza, quando Bismarck tentò nuovamente di perseguire questo obiettivo nel 1868, l'opposizione francese si intensificò. Di fronte a questi sviluppi, Napoleone III mobilitò l'esercito in estate e minacciò di dichiarare guerra se la Prussia avesse proceduto ad annettere uno dei 3 stati della Germania meridionale, Baviera, Württemberg o Baden. Questa situazione tesa alla fine si risolse ovviamente senza un conflitto aperto, ma evidenziò le crescenti tensioni e rivalità tra la Francia e la Prussia, tensioni che avrebbero presto sfociato nella guerra franco-prussiana del 1870. La situazione interna del Regno di Prussia durante il XIX secolo fu caratterizzata da una serie di importanti questioni politiche e sociali, mentre esternamente la Prussia mirava al predominio nella Confederazione Tedesca del Nord. Nel periodo noto come Reformzeit,
Circa dal 1806-1848 la Prussia intraprese una serie di riforme sotto la guida di figure come Karl von Stein o Karl August von Herdberger. Queste riforme erano mirate a modernizzare l'amministrazione, l'economia e l'esercito prussiano. L'obiettivo era affrontare le sfide del cambiamento sociale e tecnologico. Nel 1848, in seguito alle rivolte e alle richieste di riforma in tutta Europa, durante il periodo delle rivoluzioni del 1848, la Prussia ottenne una costituzione e un parlamento, Landtag. Questo periodo di riforme costituì un passo significativo verso la creazione di un sistema politico più rappresentativo. Nel corso del XIX secolo la Prussia quindi aspirava a unificare i vari stati tedeschi sotto la sua guida. La vittoria prussiana nella guerra austro-prussiana del 1866 porta alla creazione della Confederazione Tedesca del Nord, un'alleanza dominata dalla Prussia. Questo fu un passo chiave verso l'unificazione tedesca. Otto von Bismarck, nominato cancelliere nel 1862, fu una figura centrale nel plasmare la politica prussiana. Attraverso la sua politica di Realpolitik e le abili manovre diplomatiche, Bismarck contribuì significativamente all'unificazione tedesca, incluso il suo coinvolgimento nella guerra austro-prussiana e nella successiva guerra franco-prussiana. Nel 1871, dopo la vittoria nella guerra franco-prussiana, la Prussia, sotto sempre la guida di Bismarck, riesce a fondare l'impero tedesco. Il re di Prussia, Guglielmo I, fu proclamato imperatore a Versailles. La Prussia diviene una potenza dominante nell'impero appena creato. Complessivamente la storia interna della Prussia del XIX secolo è strettamente intrecciata con il suo ruolo nella politica tedesca e nelle dinamiche europee. La ricerca della leadership prussiana e il cammino verso l'unificazione tedesca furono elementi chiave del panorama politico e sociale della Prussia in quel periodo. La crisi della candidatura di Hotzendorf è stata uno degli eventi scatenanti della guerra franco-prussiana del 1870. La situazione si è sviluppata attorno alla proposta di un membro della Casa Reale Hohenzollern per il trono di Spagna, suscitando preoccupazioni e tensioni tra Prussia e Francia. Nel 1861 Leopoldo di Hohenzollern-Sigmaringen, membro della Casa Prussiana degli Hohenzollern, fu inviato a candidarsi per il trono di Spagna, che era vacante. La proposta, anche se inizialmente accettata, provocò la tensione e la preoccupazione delle potenze europee, specialmente quella francese. La Francia, guidata dall'imperatore Napoleone III, era profondamente preoccupata dalla prospettiva di un membro della famiglia reale prussiana che occupasse il trono di Spagna. Temendo un potenziale accrescentimento della potenza prussiana e il rischio di circondamento da parte degli stati guidati dalla Prussia, la Francia cerca di prevenire questa eventualità. La Francia chiese garanzia alla Prussia che la candidatura di Leopoldo fosse ritirata. Il primo ministro prussiano Otto von Bismarck cerca di gestire la situazione in modo diplomatico. Leopoldo, su consiglio di Bismarck, ritira la sua candidatura. Tuttavia Bismarck pubblica in modo provocatorio una versione editata di un dispaccio riguardante la questione, rendendo la situazione molto più tesa. Il dispaccio fu interpretato dalla Francia come un insulto e il governo francese dichiara guerra alla Prussia il 19 luglio 1870. Durante la guerra franco-prussiana la Francia si trova in una posizione di isolamento diplomatico in Europa. Nonostante la richiesta di garanzie contro la candidatura di Leopoldo per il trono di Spagna, la Francia non riesce a ottenere il sostegno di altre potenze europee. Gli altri paesi europei, inclusa la Gran Bretagna, non mostrano solidarietà nei confronti della Francia e non si schierano contro la Prussia. Otto von Bismarck, il cancelliere prussiano, adotta una strategia diplomatica provocatoria che porta alla pubblicazione, come abbiamo visto prima, del dispaccio di Ems, in modo da amplificare le tensioni tra Francia e Prussia.
La mossa ebbe successo nel polarizzare l'opinione pubblica e isolare la Francia diplomaticamente. La Prussia aveva recentemente sconfitto l'Austria nella guerra austro-prussiana, portando quindi alla formazione della Confederazione Tedesca del Nord. Questa alleanza dominata dalla Prussia contribuisce a isolare la Francia, che si trovava circondata da stati tedeschi alleati della Prussia. All'interno della Francia c'è un clima di nazionalismo e spirito bellico e la dichiarazione di guerra fu accolta con entusiasmo da molti francesi. Tuttavia, questa situazione di eccitazione nazionale non riesce a tradursi in un sostegno diplomatico estero significativo. In questo contesto di isolamento diplomatico, la Francia dovette affrontare la potenza crescente della Prussia e la Confederazione Tedesca del Nord. La guerra franco-prussiana si conclude quindi con la vittoria prussiana, che porta alla creazione dell'impero tedesco e al declino temporaneo della Francia come potenza dominante in Europa. Dopo la dichiarazione di guerra nel 1870, la Francia inizia le leve e attuò i piani di mobilitazione per riunire un esercito numerico. L'organizzazione dell'esercito francese prevedeva la leva di riservisti per aumentare rapidamente le dimensioni delle forze armate. Il piano strategico principale della Francia era conosciuto come Plan XVII. Questo piano, concepito dal generale Ferdinand Foch, prevedeva un'offensiva rapida attraverso la Lorena e l'Alsazia per attaccare la Germania. L'obiettivo era sconfiggere le forze tedesche e avanzare rapidamente nel cuore del territorio tedesco. Tuttavia il piano ebbe molti problemi, la comunicazione e la coordinazione erano difettose e l'esercito francese subì sconfitte significative, specialmente nella battaglia di Sedan nel settembre 1870, che poi porta all'arresto dell'imperatore Napoleone III. La Prussia, parte integrante della Confederazione Tedesca del Nord, aveva già un sistema militare altamente organizzato e una struttura di comando centralizzata. La leva generale fu attuata per mobilitare truppe provenienti da vari stati tedeschi sotto la guida prussiana. Il capo di stato maggiore prussiano, il generale Helmut von Moltke, il vecchio, sviluppa piani strategici dettagliati. La strategia prussiana includeva infatti manovre flessibili e una mobilità rapida. Dopo la vittoria nella battaglia di Sedan, Moltke ha dato i piani per fronteggiare le crescenti minacce francesi. Dopo la sconfitta francese a Sedan, la Prussia si concentra sulla guerra d'assedio contro Parigi e su manovre avvedute per sconfiggere le forze francesi rimanenti. Le truppe prussiane avevano una grande mobilità grazie alla rete ferroviaria ben sviluppata. In generale, la guerra vide la superiorità prussiana in termini di organizzazione, strategia e comunicazione. L'esercito prussiano fu in grado di adattarsi alle circostanze e infliggere sconfitte decisive alle forze francesi. La guerra culmina con la vittoria prussiana e la formazione dell'impero tedesco nel 1871. I piani di guerra francesi durante la guerra franco-prussiana erano principalmente rappresentati dal Plan XVII. Un piano strategico che abbiamo visto mirava a una rapida offensiva attraverso la Lorena e l'Alsazia per affrontare la Germania. Tuttavia il piano ebbe diversi problemi e non riesce a prevedere gli sviluppi della guerra in modo efficace. Il Plan 17 prevedeva un'offensiva rapida attraverso la Lorena e l'Alsazia e poi entrare in territorio tedesco e sconfiggere le forze nemiche. Inoltre la strategia prevedeva uno spostamento massiccio di truppe attraverso la frontiera orientale. Le truppe avrebbero poi avanzato rapidamente, senza difese fisse, per raggiungere la Germania. Il piano si basava su alcune assunzioni ottimistiche, come la convinzione che le forze tedesche avrebbero reagito in modo passivo e che la Germania sarebbe stata poi divisa in fazioni regionali, semplificando così l'offensiva francese. Tuttavia il Plan 17 rappresentava problemi di coordinamento e comunicazione. Le forze francesi erano divise in modo che le comunicazioni fossero difficoltose e il piano mancava di flessibilità per adattarsi agli sviluppi del campo di battaglia. In sintesi, il Plan 17 si rivela inefficace
causa di problemi di comunicazione, mancanza di flessibilità e assunzioni ottimistiche errate. La sconfitta nella battaglia di Sedan porta a una significativa revisione delle strategie e alla difficoltà per la Francia di fronteggiare l'efficacia strategica prussiana e all'organizzazione militare durante il resto del conflitto. Il piano di guerra adottato dalla Prussia durante la guerra franco-prussiana fu principalmente sviluppato da Helmut von Moltke, detto il Vecchio, il capo di Stato maggiore prussiano. Questo piano si dimostra altamente efficace e fu uno dei fattori chiave nella vittoria prussiana. La strategia prussiana si basava su una manovra flessibile e una capacità di adattarsi rapidamente agli sviluppi del campo di battaglia. Questo stile di guerra mobilita le truppe prussiane in modo efficiente rispetto ai loro avversari francesi. Moltke suddivide le forze prussiane in tre armate principali: Armata del Nord, concentrata principalmente contro la Francia, Armata del Sud, per affrontare le minacce provenienti dagli stati del sud della Confederazione Tedesca del Nord e per prevenire eventuali interferenze straniere, Armata del Meuse, posta a difesa contro le possibili controffensive francesi. Von Moltke sottolineava l'importanza dell'offensiva e mirava a mantenere la pressione su un nemico indebolito. Ciò si rifletteva nella sua strategia di attaccare anziché subire, e approfittando della superiorità numerica delle forze prussiane. L'efficienza della logistica prussiana includeva la rete ferroviaria, era un elemento chiave nel successo del piano di von Moltke. Questo permise infatti spostamenti rapidi delle truppe, contribuendo alla loro sorprendente mobilità. In sintesi, il piano di von Moltke si basava sulla mobilità, flessibilità e coordinazione delle forze prussiane e dimostra di essere cruciale per la vittoria prussiana nella guerra franco-prussiana. Questa strategia ebbe un impatto duraturo sulla teoria militare e fu considerata una delle prime applicazioni sui concetti di guerra moderna. L'occupazione di Saarbrücken da parte delle forze francesi fu uno degli eventi iniziali della guerra franco-prussiana. Saarbrücken è una città situata nella regione della Saar, vicina al confine tra la Francia e la Prussia. La città di Saarbrücken fu occupata dalle truppe francesi il 2 agosto 1870. La strategia francese iniziale prevedeva un'offensiva in Alsazia e Lorena, regioni contese tra la Francia e la Prussia. L'offensiva francese, che faceva parte del Plan 17, cercava di spingere rapidamente in territorio tedesco attraverso la Lorena. L'occupazione di Saarbrücken faceva parte quindi di questo movimento iniziale. Il 2 agosto le forze francesi attaccarono Saarbrücken, che era difesa dalle truppe prussiane. La battaglia vide le forze francesi guidate dal generale Auguste Alexandre Ducrot. Nonostante l'occupazione iniziale di Saarbrücken da parte delle forze francesi, le truppe prussiane successivamente respinsero gli attacchi e riconquistarono la città. Dopo la battaglia di Saarbrücken, il fronte si sposta nella regione della Lorena e dell'Alsazia, con ulteriori scontri tra le forze francesi e prussiane. Sebbene l'occupazione di Saarbrücken fosse solo uno degli scontri iniziali, essa rappresenta un tentativo da parte delle forze francesi di ottenere vantaggio iniziale. Tuttavia, il corso generale della guerra si sviluppa in modo diverso, con la Prussia che alla fine ebbe la meglio, culminando nella cattura dell'imperatore francese Napoleone III e nella formazione dell'impero tedesco nel 1871. La guerra franco-prussiana ebbe un impatto significativo sulla storia europea, portando a importanti cambiamenti politici e territoriali. Le prime sconfitte francesi durante la guerra franco-prussiana furono una serie di eventi che minarono inizialmente la strategia offensiva francese. La battaglia di Wissembourg fu uno degli scontri iniziali della guerra. Le forze francesi subirono una sconfitta contro l'esercito tedesco in quella che fu la prima grande battaglia della guerra. Le forze francesi infatti non riuscirono a mantenere le posizioni, aprendo la strada per l'invasione tedesca in Alsazia. Questa battaglia fu combattuta nei pressi di Spiekeren, vicino a Saarbrücken.
Le forze francesi subirono una sconfitta contro le truppe tedesche guidate dal generale von Alvensleben. L'esito della battaglia consolidò il successo iniziale delle forze tedesche nella regione. Allo stesso tempo della battaglia di Spiekeren si svolse la battaglia di Wörth. Le forze francesi subirono l'ennesima sconfitta contro l'esercito tedesco. Questi scontri contribuirono all'indebolimento delle forze francesi nella regione e nella successiva ritirata. La battaglia di Sedan fu un evento cruciale che portò alla sconfitta finale dell'esercito francese. Le forze francesi, comandate dall'imperatore Napoleone III, furono circondate e sconfitte dall'esercito prussiano. La sconfitta di Sedan porta alla cattura di Napoleone III e al collasso dell'impero francese. Queste prime sconfitte furono decisive nell'influenzare il corso generale della guerra. Le forze francesi, inizialmente impegnate in un'offensiva, furono costrette a ritirarsi e affrontare gravi perdite. L'umiliazione della sconfitta a Sedan ebbe un impatto significativo sulla politica e sulla storia francese, portando quindi alla caduta dell'impero e alla proclamazione della Terza Repubblica. La battaglia di Mars-les-Tours e la battaglia di Gravelot furono due importanti scontri avvenuti durante la guerra franco-prussiana del 1870-1871. Queste battaglie ebbero luogo in Lorena, una regione nel nord-est della Francia, e furono parte integrante delle operazioni militari che portarono alla sconfitta francese. Dopo le prime sconfitte dei transalpini, l'esercito francese cercò di stabilire una linea difensiva nella regione del Mars-les-Tours per rallentare l'avanzata prussiana. Le forze prussiane, sotto il comando del generale Helmuth, detto il vecchio, cercarono di forzare questa linea difensiva per continuare la loro avanzata verso la Francia. La battaglia fu violenta, con aspri combattimenti e cambiamenti di possesso delle posizioni. Le forze francesi subirono pesanti perdite, ma furono anche in grado di ritirarsi senza subire una sconfitta completa. La battaglia si concluse con una sorta di stallo tattico, ma fu un altro segno che le forze prussiane stavano dimostrando una superiore efficacia sul campo di battaglia. La capacità di tattica di von Mocht e la resistenza delle truppe francesi furono evidenti. La battaglia di Gravelot o Gravelot ebbe luogo due giorni dopo la battaglia di Mars-les-Tours. Le forze prussiane cercarono di respingere ulteriormente le forze francesi e aprirsi la strada verso Parigi. Entrambi gli schieramenti schierarono grandi contingenti di truppe. La battaglia coinvolse decine di migliaia di soldati da entrambe le parti. La battaglia fu particolarmente violenta, con combattimenti feroci e grandi perdite di vite da entrambe le parti degli schieramenti. Alla fine le forze prussiane ebbero successo nel rompere le linee francesi e mantenere la loro avanzata. La vittoria prussiana nella battaglia di Gravelot aprì la strada per l'assedio di Metz, una città chiave nella regione. La sconfitta francese contribuì ulteriormente al deterioramento della situazione francese nel conflitto. Queste due battaglie furono parte del più ampio contesto della guerra franco-prussiana e contribuirono alla serie di sconfitte che portarono alla caduta dell'impero francese. Questo periodo è caratterizzato da una serie di sconfitte militari, culminando con la disfatta decisiva nella battaglia di Sedan e la cattura dell'imperatore. Le prime battaglie, come Wissembourg, Spiekeren e Wörth, videro le forze francesi subire pesanti perdite contro l'esercito prussiano. Questi scontri indebolirono l'efficacia dell'esercito francese. Nonostante la resistenza delle forze francesi, le battaglie di Mars-les-Tours e Gravelot, pur non portando sconfitte complete, comunque indebolirono ulteriormente le capacità dell'esercito francese e indicarono la crescente efficacia tattica delle forze prussiane. Dopo le sconfitte nella battaglia di Mars-les-Tours e Gravelot, l'esercito francese si ritira a Metz, che divenne oggetto di un assedio prussiano. L'assedio si concluse con la resa delle forze francesi, che porta alla cattura di un considerevole numero di truppe
e all'indebolimento ulteriore delle difese francesi. La guerra franco-prussiana ebbe anche profonde conseguenze politiche, portando a significative trasformazioni nell'assetto politico dell'Europa. L'impero francese, che aveva dominato la scena europea per gran parte del XIX secolo, crolla in modo spettacolare durante questo conflitto. Ma vediamo meglio la battaglia di Sedan, combattuta dall'1 al 2 settembre 1870. Fu uno degli eventi cruciali durante la guerra franco-prussiana. L'esercito francese, guidato dall'imperatore Napoleone III e dal maresciallo McCawan, si trova nei pressi di Sedan, una città nella regione della Champagne, mentre l'esercito prussiano, sotto il comando di Helmut von Moltke, il vecchio, stava stringendo d'assedio la città. Le forze francesi erano in una posizione difficile. L'esercito prussiano circonda Sedan e il generale francese fu ferito gravemente durante i combattimenti iniziali. L'esercito prussiano circonda completamente Sedan, rendendo la fuga delle forze francesi estremamente difficile. La battaglia iniziò con combattimenti intensi tra le due forze, tuttavia la superiorità numerica e tattica delle forze prussiane divenne evidente. Durante la battaglia l'imperatore Napoleone III cerca di sfondare le linee prussiane, ma alla fine, con il crescente accerchiamento, fu costretto ad arrendersi. La saccatura fu un evento significativo che rappresenta la caduta simbolica dell'impero francese. Con la cattura dell'imperatore, la resistenza francese crolla. La notte del 2 settembre fu concordata una resa generale delle forze francesi. La cattura di Napoleone III segna la fine dell'impero francese e presto verrà proclamata la Terza Repubblica francese. La sconfitta di Sedan porta all'accelerazione delle trattative di pace. Il Trattato di Francoforte, firmato nel 1871, pose fine alla guerra e portò a significative concessioni territoriali da parte della Francia alla Prussia. La battaglia di Sedan è stato un punto di svolta decisivo nella guerra franco-prussiana e ha avuto conseguenze durature sulla storia europea, contribuendo alla formazione dell'impero tedesco e alla ridefinizione dell'ordine politico del continente. La caduta dell'impero napoleonico e la nascita della Terza Repubblica francese sono eventi chiavi della storia transalpina nel contesto della guerra franco-prussiana. La notizia della sconfitta e della cattura di Napoleone III raggiunse Parigi il 4 settembre 1870, in risposta alla crescente pressione popolare e alla necessità di un nuovo governo in un periodo di crisi fu proclamata quindi la Repubblica. Con la proclamazione della Repubblica, un governo provvisorio fu istituito con Léon Gambetta come uno dei suoi membri chiave. Gambetta cercò di organizzare la difesa contro l'invasione prussiana. Nel frattempo Parigi fu posta sotto assedio prussiano. La situazione all'interno della città divenne sempre più difficile, con la popolazione che pativa la fame e il freddo. Nel gennaio 1871 le negoziazioni di pace portano alla firma dell'armistizio, mettendo fine all'assedio di Parigi. Le trattative di pace continuano con la firma del Trattato di Francoforte il 10 maggio 1871. Il Trattato di Francoforte impone pesanti condizioni alla Francia. Quest'ultima dovette cedere importanti territori, inclusa l'Alsazia e parte della Lorena, alla Germania. Nonostante la sconfitta militare, il governo repubblicano continuò a esistere e fu confermato dalla popolazione. La Terza Repubblica francese divenne il nuovo ordinamento politico del paese. La caduta dell'impero napoleonico e la nascita della Terza Repubblica segnano una significativa trasformazione politica e territoriale in Francia. La Repubblica si impegnò in importanti riforme politiche, sociali ed economiche nei decenni successivi, stabilendo le basi per l'era della Belle Époque del XX secolo. Dopo la disfatta dell'esercito francese a Sedan e la cattura dell'imperatore Napoleone III, Parigi rimane invulnerabile all'assedio prussiano. Con la proclamazione della Repubblica a Parigi, un governo provvisorio prese il controllo della città. Léon Gambetta fu uno dei leader chiave del governo. L'assedio inizia nel settembre 1870, quando le forze prussiane circondano Parigi
il comandante prussiano Otto von Bismarck sperava di costringere una città alla resa attraverso la fame e l'isolamento. La popolazione di Parigi dovette affrontare gravi difficoltà durante l'assedio. Le risorse scarseggiavano e la città subì una carestia. La fame, il freddo, poi, e le malattie divennero comuni. Per mantenere un collegamento con il mondo esterno furono utilizzati palloni aerostatici per trasportare posta fuori dalla città. Questa pratica è diventata nota come Ball Knowing Mail. Nonostante l'assedio, poi, ci furono tentativi di parte francese di rompere l'accerchiamento. Uno di questi fu il Sortier di Belfort nel novembre 1870. Un tentativo di aprirsi un passaggio attraverso le linee prussiane, tuttavia l'azione non ebbe successo. Nel gennaio 1871 le negoziazioni di pace portano alla firma dell'armistizio, ponendo fine all'assedio. L'armistizio portò alle trattative di pace che culminarono nel Trattato di Francoforte nel maggio 1871. La firma dell'armistizio comportò l'evacuazione prussiana dalla città e la fine dell'isolamento. Tuttavia, la capitale francese era in uno stato di degrado e sofferenza a causa delle difficoltà patite durante l'assedio. L'assedio di Parigi ebbe profonde conseguenze sulla psiche della nazione francese e contribuì agli eventi che portarono alla proclamazione della Terza Repubblica e alla firma del Trattato di Francoforte, che mise fine alla guerra franco-prussiana. L'uso delle navi corazzate non fu un aspetto dominante nel conflitto. In quel periodo le navi corazzate stavano emergendo come una nuova e potente tecnologia. Ma le operazioni principali della guerra si svolsero prevalentemente su terraferma. Tuttavia, è importante notare che la Francia fu tra le prime potenze a dotarsi di navi a vapore corazzate nel corso del XIX secolo. In particolare durante la seconda metà del secolo. La trasformazione delle flotte navali in navi a vapore e corazzate era parte di una più ampia rivoluzione nell'architettura navale e nell'uso delle tecnologie emergenti. Il passaggio delle navi a vela alle navi a vapore e corazzate segna un cambiamento significativo nella capacità della marina da guerra. Le navi corazzate erano equipaggiate con corazzature metalliche che fornivano una maggiore protezione contro i proiettili avversari, rendendole più resistenti durante i combattimenti. Il passaggio a questa nuova tecnologia era guidato dal desiderio di modernizzare e rafforzare le flotte in un'epoca di rapida evoluzione tecnologica. Le operazioni navali moderne e l'uso delle navi corazzate avrebbero guadagnato maggiore importanza nei conflitti successivi, come la guerra russo-giapponese del 1904 e soprattutto nella Prima Guerra Mondiale. Tra l'epoca di Napoleone Bonaparte e la guerra franco-prussiana del 1870, la tecnologia militare subì notevoli cambiamenti che ebbero un impatto rilevante e determinante sul modo in cui le guerre erano condotte. L'introduzione di fucili ad avancarica con migliore precisione e gittata cambiò il modo in cui le truppe si dispiegavano sul campo di battaglia. L'artiglieria vide miglioramenti sia in termini di design che di potenza di fuoco. L'introduzione di cannoni a retrocarica e la produzione di proiettili più efficienti contribuirono a un aumento della letalità e della precisione. Lo sviluppo delle ferrovie rese più rapido il trasporto delle truppe e dei rifornimenti. Il telegrafo facilitò le comunicazioni a lunga distanza, migliorando la coordinazione tra le unità militari. In campo navale, come abbiamo visto, l'introduzione di navi a vapore corazzate segna un cambiamento rivoluzionario. La corazzatura proteggeva le navi da colpi di nemici, riducendo l'efficacia delle navi a vela tradizionali. Le tecnologie avanzate contribuirono allo sviluppo di sistemi di difesa più sofisticati, come le fortificazioni in acciaio e cemento armato, che resero più difficile l'assalto alle posizioni difensive.
miglioramenti nella logistica militare, inclusi treni speciali per il trasporto di rifornimenti e ferrovie tattiche, aumentarono l'efficienza nell'approvvigionamento delle truppe. Questi sviluppi tecnologici e organizzativi ebbero un ruolo cruciale. La rapida mobilità delle truppe grazie alle ferrovie, le nuove strategie militari e l'uso efficace delle armi da fuoco cambiarono il volto della guerra. La vittoria prussiana, in gran parte, venne attribuita alla moderna organizzazione e tecnologia dell'esercito, evidenziando l'importanza di adattarsi alle nuove realtà del conflitto. Questo fu evidente nelle guerre contro la Danimarca, l'Austria e la Francia. Come abbiamo visto, la guerra franco-prussiana fu una vera rivoluzione in campo tecnologico-militare, che causò la morte di migliaia di soldati. Ma questo fu solo il crudo antipasto di quella che dopo tre decadi sarebbe stata l'ecatombe della Prima Guerra Mondiale. Bene, se questo video ti è piaciuto e soprattutto hai avuto la volontà di arrivare fino a qua, ti ringrazio e noi ci sentiamo alla prossima, ciao!